Sei sveglia? Allora, Jennifer, adesso hai capito quanto sei stata cattiva? Allora è così, eh? Ancora non vuoi capire. Bene, ti farò leggere questi libri. Prendi Presto, presto, Jennifer, leggi la storia. Ok, a te, figliolino, mancano sempre un po' di pixel sul viso, eh. Allora, quanta vita ho? Ok, aspetta, sono di nuovo vita piena. Questo è importante da sapere, che da capitolo a capitolo la vita si rigenera. Non credo per niente di poter uscire, quindi. Allora direi andiamo prima qua. Inventario pieno, mio Dio, inventario pieno. Va bene, e di che cosa ci si disfa? I tubo no, perché serve importante. Ci si disfa del calzino, tanto alla fin fine non serve a molto. Vai. L'uccellino. L'uccello della felicità. Un giorno una ragazza trovò una grossa scatola. Dentro c'era l'uccello della felicità. L'uccello l'avrebbe portata al paese della felicità, o almeno così lei sperava, ma dentro ogni scatola ne trovava una più piccola. Alla fine, in un'angusta scatola buia, trovò il suo piccolo uccellino. Ma era troppo piccolo e troppo tardi. L'uccellino era morto da molto tempo, aveva incontrato un sanguinario destino. Però manca una pagina. Però manca una pagina. Vanno di carico settore 8. Vuoi salvare? Sì, salva. Va bene. Ho appena salvato, ma va bene. Se proprio il gioco vuole essere tranquillo e sicuro. Posto. Controllavo che Firefox stesse andando avanti con dei video per bene. Luglio 1930, l'uccello della felicità. Siamo nel salotto. Quando chiuse il libro di fiabe, la ragazza sfortunata si rese conto che la principessa fredda come il ghiaccio era entrata nella stanza. Questa colonna sonora! Ragazzi, la principessa disse gentilmente. Ragazzi, questa è la colonna sonora. Questa è la colonna sonora. Tanto tipo tutto stroncato. Che cazzo è successo? E ora cercava l'aria del secchio lì. Il fob, tra l'altro, cosa succede? Io direi non possiamo. Non salviamo neanche. Oddio, cosa ha fatto Brown? Direi non salviamo nemmeno perché tanto. Oddio, in realtà però possiamo chiedere consiglio al tizio. Possiamo chiedergli consiglio. È perché non voglio fermare. È che non voglio fermare la musica, è troppo figa. Cosa mi chiede? Cosa mi dice il cavaliere del secchio se chiedo il consiglio? Se la memoria non mi inganna. Hai incontrato la principessa fredda come il ghiaccio e hai visto la gabbia vuota che aveva con sé. Sta cercando ciò che cerchi anche tu. Io so di cosa si tratta, ma tu l'hai dimenticata. Ricorda la promessa dimenticata, e questo è il tuo unico indizio. Allora, usciamo e non so in realtà dove andiamo perché non abbiamo nulla da cercare. Brown!
Allora, adesso possiamo far cercare roba brown. Ok, con questo non trovo nulla con questo. Oddio, Brown è fisso. Brown è un poligono fisso. Va bene. La principessa ostinata e la principessa dell'area saggia stavano parlando. La ragazza sfortunata le stava ascoltando. Hai ragione, Meg. Dovremmo metterle un po' più di pressione addosso. Discuteremo dopo dei dettagli. Ok, incontriamoci al nostro posto segreto. Però loro hanno una piuma. Hanno una piuma loro. Ah, sì, vabbè. Inventario pieno. E di cosa mi dispo? Io direi perché con questo posso trovare il cibo. Non so cos'altro si possa trovare con quello, quindi vediamo se Brown trova qualcosa, altrimenti. Ok, disfiamoci di questa cioccolata in particolare. Abbandona, sì. Hai trovato piuma rossa. Una piuma d'uccellino cremisi. Cremisi, cremisi, non lo so. Guarda il poster. Dono di questo mese è l'uccello della felicità. Mi fa vedere facendo un'offerta. Con una biglia, cosa mi chiedeva se gliene davo tante? Mi hai portato questi oggetti. Portamene altri 11 e ti ricompenserò con dei dolcetti. Ok, aspetta. 11, ce ne abbiamo a sfare di queste. Ok, aspetta, i dolcetti sono importanti però. Allora, questo è un attimo roba importante. Sì. Dagli tutto quello che hai. Magari poi un attimo ci disfiamo di qualcosa, perché se no non vorrei che non mi desse nulla, perché ho l'inventario pieno. Allora, fa un'offerta. Sì. Perché dolci sono importanti. Allora, aspetta, disfiamoci un attimo di qualcosa, tipo i pasticcini. Aspetta, togliamoci un attimo il pasticcino. Perché così almeno se ci dà qualcosa evitiamo tipo di finire soft locked, non lo so. Comunque ho fatto bene a non curare Brown perché la vita gli si rigenera da capitolo a capitolo. Quindi ho fatto bene a non curarlo. 6, altri 6. Sì, Madonna, avere tutte queste biglie un po' mi ha ripagato. Allora. È importante quello che stiamo facendo, ragazzi, state tranquilli. Avere vita è importante. Tre, 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 dai, dai. Lo so che forse vi state rompendo un po' le palle, ma io voglio vivere. Quindi. Fai offerta. Uno, dai, dai. Qua. Cosa mi dà? Sarebbe non sia uno solo. Un solo frullino. Un solo frullino! Uno solo! Vabbè. Va bene. Brown? Ok, allora. Così Brown non trova nulla. Qui posso rientrare? Posso rientrare nello sgabuzzino? Ok. Sì, lo so che è uno spogliatoio, me ne frega un cazzo. Cavaliere del secchio lì. È uno dei capitoli successivi. Ancora non dobbiamo rientrare qui dentro. Di qua si poteva rientrare nella sala VIP oppure. No! Mi sto chiedendo perché nella sala VIP ci si poteva entrare solo nel capitolo di Sir Peter allora. Libreria. Madonna, momenti di lag. Ok, qua niente. Brown sta cercando con quello.
Quello. Con la caramella non trova nulla, vero? Niente. Perché se posso trovare cose qua, le voglio. C'è qualcosa però. Con questo ha trovato qualcosa, Brown. Allora. Sì, lo so, va bene, devo andare di là, ma prima voglio controllare anche questa zona, perché ci potrebbe essere roba importante. Ok, di qua non si va. Bra, aiuto. Dov'è Brown? Di qua. Ok, mi fa vedere se è stato aggiornato il coso. Duchessa Diana, contessa Eleanor, sì. Baronessa Meg. Ok, quindi noi siamo effettivamente salite. È stato cambiato effettivamente. Quindi questo è accaduto dopo. Questo è accaduto dopo il capitolo di Sir Peter, quindi. Allora, giusto per evitare che voi facciate casino. Aiuto. Eleanor era la bimba che avevo incontrato all'inizio del capitolo. Diana è quell'alta e Meg. E Meg è quella con gli occhiali. Giusto per evitare che vi confondiate, perché non so quanto i personaggi vengono specificati. Brown, vieni qui. Vediamo se al piano di sotto riesce a trovare roba. Sì, al piano di sotto Brown le trova le cose. Brown? Si può entrare qui ora? No, figurati. Mi ricordo che in un capitolo ci si poteva entrare a una certa. Allora. Aiuto, momento di lag. Si entra nella stanza di. Amanda non sarà tanto contenta di vederci, mi sa. Oddio, è il lag. Ok, Amanda non c'è. Amanda non c'è, questo va bene. Però non c'è più quella specie di coso. Non c'è più il coso col telo. Allora, sbaglio. Va bene, c'è tipo disegni dell'uccellino a tutte le parti. C'era anche un easter egg in questo capitolo. C'era un easter egg. Mi sembrava fosse qui. Fammi vedere, aspetta. Mi poteva affacciare e la luce non era accesa la volta scorsa. Mi ricordo che mi poteva affacciare qua. O forse non era in questo capitolo, forse. Forse non era in questo capitolo. Mi ricordo che certo poteva affacciarti lì e vedere roba. Allora, aiuto, così, così. Brown? Qui non si può entrare. Sicuramente dovrò andare di là, ma. Qui non credo di poterci entrare ora. Mi sembrava non potessi entrarci. Sì, invece. Oh mio Dio, che cazzo di casino sta diventando questa stanza? È saldamente legato con una corda. Che cazzo di macello sta diventando questa stanza? C'è disegni di gente con delle scope, sì. Qualcosa di cui possiamo disfarci già che siamo qui. Sai cosa? Al momento no. Al momento no. Non ci rischiamo di nulla al momento. Allora, mi sa che qualsiasi cosa ci sia, Brown la trova solo se ci troviamo al piano indicato. Mi sa che Brown può trovare tutte le cose che però stanno su un piano solo. Oddio, il lag.
Brown? Cosa hai trovato? Molletta. Mi fa vedere perché c'era delle cose. C'era delle cose in alcuni capitoli strani. Tipo degli easter egg. Bravo, Brown è proprio qui che volevo entrare. C'era tipo degli easter egg in alcuni capitoli, di cose molto interessanti. Perché tutto quanto è sempre più a puttane? Perché tutto quanto è sempre più a puttane? Ok, ok, qualsiasi cosa sia sta lì, ma... oh mio Dio. Dovrò iniziare a scambiare anche le mollette? Madonna, che cazzo sta succedendo qui a giro? Allora, intanto c'è tipo un coso strano in terra. C'è delle transi... c'è dei momenti di lag spaventosi quando passo da una scena all'altra. Mi si è fermato il cuore, Cristo Dio! Mi si è fermato il cuore, credevo si fosse bloccato l'emulatore! Non farlo mai più, gioco! No, non è nemmeno qui. L'uccello rosso. Non farlo mai più, Cristo Santo! Ho avuto paura mi si fosse bloccato l'emulatore di nuovo! L'ansia. Prendilo, Jennifer, qualsiasi... Caramella, grazie! Almeno qui la zona è più o meno normale. Non so nemmeno cosa ho raccattato, ma... non so neanche cosa ho raccattato, ma secondo me dovrei salvare. Perché se per ogni transizione di scena deve esserci un lag così spaventoso, inizio a temere. Qua. Era già aperta la porta? O sbaglio? Sbaglio, la porta era già aperta. Ah, il lag! Oh mio Dio, quante biglie. Cos'è, una molletta? Sì. Tanto qua, scusa, ma la mappa indirigibile c'era già in un altro dei capitoli prima. Perché non l'ho presa subito? Perché non me l'ha fatta prendere? Ora Brown è da destra. Sì, alla sua destra. Quindi io vado un attimo di qua per andare a salvare. Perché quelle perché quei momenti di lag non mi piacciono tanto. Oh no, c'era un nemico fastidiosissimo. Spero di non doverlo combattere. C'era un nemico fastidiosissimo. Spero di non essere obbligato a combatterlo. Allora, sì, vai, vai. Salva. Allora, perché non è sempre obbligatorio combattere in Rule of Rose, però alcuni nemici sono fastidiosissimi e spero di non essere obbligato. Forse quello lì non era obbligatorio ammazzarlo, anche perché rompeva tantissimo i coglioni. Di qua. Oddio, il lag, il lag. È che sono andato a salvare, perché tutto quel... da un passaggio da una zona all'altra non mi mette molta fiducia. Comunque abbiamo ancora un'ora. Ancora un'ora. Prima che siano le 8. Allora, di qua, di qua. Cabina equipaggio, settore 7. Continuo a confondere con equipaggiamento, ma... allora, lo so che si dovrebbe andare di là, ma... Jennifer! Grazie. Bravo, allora, io in realtà potrei andare già alla porta, però voglio evitare di perdermi effettivamente qualcosa, perché finché Brown non trova qualcosa non appare. Sul pavimento ci sono delle piume d'uccello. Sono disposte come a formare una pista da seguire. C'era gente nei bagni oppure no? Perché
Ci sono personaggi a volte in alcune zone da capitolo a capitolo? No. E parlare personaggi è interessante in realtà. Il cestro lì è alzato, sì, ma questo non ci è dato saperlo. È che voglio vedere se nei bagni c'è gente, perché se ci sono personaggi è interessante parlarci. Qua? Nel bagno degli uomini forse c'era qualcuno. Non mi ricordo tutto, ma non credo ci sia gente, no. È che voglio esaminare ogni cosa possibile. Voglio esaminare ogni cosa possibile. Brown? Ah, stava lì la molle. Madonna. Va bene, sei bravo. Brown? Guidami. Questa volta posso andare nel campo di trifogli. Allora, so che si può andare, ma qui? Nulla. Nella stanza fumatori? Sì, ci posso andare. Aspetta, interessante. Ok, perché nella stanza fumatori c'è tipo un aeroplanino in aria? C'è degli aeroplanini in aria. Quello sembra un pacchetto sul divano. Il giornale? Perché il giornale cambia da capitolo a capitolo. No, è venuto il tragico omicidio, sì. Gregory M. Wilson. Noi non abbiamo incontrato nessuno che si chiami Gregory finora. Finora noi non abbiamo incontrato nessuno che sembra chiamarsi Gregory. Qua? Si può andare. Allora, aspetta. Oh mio Dio, che cazzo di macello sta. Ok. C'è giusto un po' di corde qua e là. C'è giusto un po' di corde qua e là. Nel coso dei liquami non c'era nessuno. Me lo ricordo. Mi ricordo non c'era nessuno nella zona dello smaltimento liquami. Perché era una zona molto piccola. O forse qualcuno c'era. Oddio, ora troverà una molletta, qualcosa di inutile. Brown, ma. Va bene, voleva che facessi il giro, va bene. Voleva fare una passeggiata, va bene, Brown. Allora, sta ancora registrando tutto? Sì, perfetto. Ok, qui fra 50 minuti avrà finito. Fra 50 minuti avrò fatto anche io. Sicuramente Brown salirà le scale. Cos'è questo? Ha tutta l'aria di essere qualcosa che non ho trovato prima. Allora, aspetta, fammi vedere quel frullino se trova qualcosa. Se non trova nulla. Ok, posso disfarmi del frullino. La domanda è se Bra. Cioè, la sua condizione è se Bra non trova nulla, liberatene. Osso e. Oddio, questa è roba per Brown! Questo è ro. Allora, questo credo fosse un full health per Brown. Credo che questo fosse un full health per Brown, perfetto. Ok, andiamo un attimo al campo dei trifogli. Andiamo al campo dei trifogli. C'è giusto un paio di piume. Allora, aspetta. Era un attimo complessa la situazione, aspettate. Brown cosa starebbe cercando? Un cazzo? Non starebbe cercando nulla in realtà. Ok, quindi con la molletta si può trovare la vita per Brown. Questo è importante da sapere. Cioccolato. Choc. Sto valutando ora di che cosa disfarmi, perché trovare la carne per Brown è importante. Trovare la vita per Brown è importante. Oh mio Dio, basta, ho le biglie. È che io continuo a far cercare a Brown perché se trovo cose per lui, mi fa comodo. A parte anche è vero che Brown gli ritorna la vita da capitolo a capitolo, ma comunque.
Sì, vabbè, una molletta inutilissima. Inutile, inutile alla SFAQ. Di qua dove si andava? Dove si andava qui? Ah, qua! C'erano stanze in cui si poteva entrare ora, a caso? Sì, bravo, l'ho visto, bravo. Caramella è importante, sì. Lo so che mi trovi in stanze relativamente inutili, ma voglio anche esaminare il più possibile. Thomas non si va da nessuna parte. La stanza di Thomas è chiusa. Stanza illeggibile, non si può entrare. Victor? Miglia. Non credo ci fosse un personaggio di nome Victor nella storia. Non credo ci fosse un Victor nella storia. Forse mi sbaglio, ma se Brown esce. Ok, allora aspetta, andiamo di qua prima. Siamo dal lato opposto del coso. Ok, aspetta, aspetta. Allora, aspetta, qua era Basil. Non si può entrare. Nella stanza di Amanda non possiamo entrare. Non possiamo entrare nella stanza di Amanda. Nome che non leggo. Leo. Margaret, che è Meg. Olivia, ok, qui non c'è nient'altro da trovare. La porta ha due foglie. Lo so che dovrei seguire quella, ma voglio vedere la porta a due foglie. C'era roba, mi ricordo. Allora, Brown. Qua, nella caffetteria. Nella caffettiera. Allora. Jennifer cosa fa? Ogni tanto Jennifer scatta, parte da sola ogni tanto. Ma vicinissime fra di loro. Le caramelle sono importanti. Ok, c'è sempre il cavaliere del secchio lì, quindi in qualsiasi caso possiamo comunque salvare. Non posso controllare la visuale. Brown. Madonna che giri pazzi mi fa fare questo cane. Miglia. Ok, sei stato comunque bravissimo, sei stato comunque bravissimo. Un bravo doggo come si deve. Ma no, davvero non posso leggere quei giornali. Ha tutta l'aria di qualcosa che si può leggere, Madonna. Allora, qua nulla. Cos'altro può trovare? Con le biglie trova qualcosa? Sì, qualcosa lo trova. Brown, viaggia. Con io e te che ci compenetriamo a vicenda. Perché le hitbox sono pensate in maniera strana, ma va bene. Cos'è questa roba? Allora, sai cosa? Tanto c'è il cestino. Tanto c'è il cestino. Io direi ci possiamo disfare un attimo dell'osso e carne. Perché tanto non credo che Brown prenderà tantissimi danni a meno che non ci troviamo un boss. Frollino. E in questo capitolo non c'era un boss, mi ricordo. Ah. Possiamo entrare nella stanza della tipa di Clara? Ah, il lag! Lo so, nella stanza di Clara possiamo entrarci? Sì. Possiamo entrare nella stanza di Clara. Ah! Che cazzo! Che cosa stracazzo! Ah! 21 giugno 1930. Non è la tizia delle pulizie? Marta? Daily Flamingo marito. Prende in prestito altre 30 sterline dal conto in banca della moglie. Oddio, aspetta, aspetta.
Prende in prestito 30 stelline dal conto della moglie. Non mi ricordavo un cazzo che ci fosse Marta lì dentro, va bene. Questa porta, scusa? Ah, ecco, no, mi sembrava strano. Non mi ricordavo nemmeno dove potesse portare. Allora, non mi ricordavo neanche ci fosse Marta lì dentro. Mi sono preso malissimo. Brown? Brown, what are you doing? A cercare così? Ce la fai? Non ti buggi a cercare così? Ok, aspetta, questo cos'è? Cioccolato, grazie! Il cioc è importante. Il cioc è importante. Con le biglie non trova altro. Con questi, perché la pancetta invece ci serve. Nulla! Madonna, la pancetta per Brown non esiste. Con i fiocchi? Nulla. Quindi allora direi che... Altre biglie? No, no. Non vorrei cercare altre biglie. Grazie, grazie, non ho altro da cercare. Dimmi non c'è calzini. Ok, possiamo finalmente focalizzarci sulla missione principale. Cioè, io sono quello che fa una serie per YouTube. E mentre fa la serie per YouTube pensa alle side quest. Qua? Qui? Cioè, vedi, Brown abbaia al nulla. Va bene. Comunque, è bello vedere come le piume continuano a piovere a caso. Va bene. Allora. C'è un po' di piume? C'è un po' di piume. Qualcuno un po' qualcuno un po' sincronizzata, qualcun'altra no. Ok, mi sa che la piuma non ci servirà a niente. Mi sa che non ci servirà a niente. Possiamo entrare? Ah, no, ti pareva. Mi sa che la piuma non servirà a niente, ma... 37? Oh no. Oh no. Allora, lo so che devo andare di là, ma voglio controllare ogni stanza. Voglio controllare ogni stanza perché Rule of Frozen ripaga l'esplorazione. Questa è proprio chiusissima invece. Bello il naso di Brown che sbuca. Allora. Non si potrà entrare, immagino. No, c'è troppa gente con i sacchetti in testa lì. C'è troppa gente con i sacchetti in testa. Di là non si va. 12 giallo. Oh no, qua ci impazziremo, ragazzi. Sapete che questo è un cazzo di enigma? Ci impazziremo. Nella 17 non si entra. Non sono sicuro che possiamo finire il capitolo adesso. Non sono sicuro che possiamo finire il capitolo perché non mi ricordo quanto duri. Mi ricordo che alcuni capitoli duravano un cazzo, mentre altri duravano un botto. No, ci ho sperato di poterci entrare. Mi sono detto, siamo in un altro capitolo, la porta è diversa, forse. Allora. È che voglio controllare ogni porta, perché se ci sono easter egg li voglio trovare. Madonna, non si va da nessuna parte. Verde 45. Non me li ricorderò mai tutti. Viola 30, 37, 12, 45. Non me li ricorderò mai tutti, ragazzi. Allora, lo so che è di là, ma c'è un altro blu. 16, oh mio Dio. Non ne usciremo mai. Allora. In realtà sì, perché il gioco l'ho già giocato e finito una volta, quindi... Per favore. Brown non so dove sia finito, se è tipo buggato da qualche parte, ma... Brown si è dissolto nell'aereo. Allora. Ah, si era veramente buggato. Cioè, perché il gioco vorrebbe che noi seguissimo la strada principale. Ma se seguiamo la strada principale, molto spesso ci perdiamo delle piccolezze che sono veramente importanti a livello di storia. Per
Perché ci sono dettagli a livello di storia che sono veramente nascostissimi. Dove sono? Primo corridoio, passo. Ah, sono qui! Ok! Ok, questo è importante, sapere c'è una connessione. Ho avuto paura perché ci aveva messo un po' di più a caricare. Bagno degli uomini, nulla. Bagno delle ragazze. Bagno donne, sì, va bene, è la stessa cosa. Esattamente, aspettate. È uguale ai bagni che c'erano nell'orfanotrofio. Casca sempre la carta igienica? No. Sembrano tantissimo i bagni che c'erano nei cosi, nell'orfanotrofio. Lo so che deve entrare lì, ma... E negli orfanotrofi lì sopra c'era disegnato un uccellino e adesso c'è solo una macchia di sangue. È sangue quello che c'è sopra? C'era quell'uccellino disegnato nell'orfanotrofio. Ho avuto paura se fosse bloccato, aiuto. You know what? You know what? What? I don't like her. I'll never get along with her. No chance, not ever. Sono qui, ti sto sentendo, stronza. She's such a pain. Just terrible. I can't stand the sight of her. Sono qui accanto, stronze, eh? Yes, she had it coming. Yes, she deserved it. She had it coming. Doveva aspettarselo? Sì. Are we too cruel? Heavens, no. Right, it's her own fault. Jennifer, per favore. Jennifer! Oddio, grazie. È incontrollabile. Nel bagno di loro c'è nulla? No. Comunque la carta igienica impilata in quella maniera è bellissima. Lag! Oh, l'ansia! Porca puttana. Porca puttana. Salve. Vi giuro, non ho fatto apposta di mandare Jennifer nell'altra direzione. La principessa ostinata disse: sta origliando, Jennifer? Che ragazza cattiva. La principessa dall'aria saggia disse: so cosa stai facendo. Stai cercando l'uccello della felicità, giusto? Si trova in una stanza qui vicino, ma non mi ricordo il numero. Se non ci sbrighiamo, l'uccello morirà. E questo farà piangere Eleanor. No, scommetto che si infurierà. Darà di matto. E noi di queste stanze... Ma perché non facciamo una scommessa su cosa farà? Piangerà o si arrabbierà? Scommessa accettata. Una stanza, ma non si ricorda il numero. Allora, aspetta, aspetta. Aspetta, aspetta, rosso, rosso? 55... arancione 55? È in una di queste. Ora si può entrare. Aspetta, aspetta, allora si ricontrolla. Posto che abbiamo già visto. Non è un posto che abbiamo già visto per caso?
No, forse no. Forse no, non l'abbiamo visto questo posto qua. Mi sembrava tantissimo un posto già visto. C'era un'altra porta. C'era un'altra porta. No, di qua, di qua. Diana? Non mi caga proprio, eh. Senti, vado di nuovo. Oh, dove potrebbe essere finito l'uccello della felicità? Se ti vanno ancora? Se usassi la testa a quest'ora lo avresti già trovato. Sei così una sempliciotta. Avessi usato la testa. Allora aspettate, perché... Cabina 12. Ah! Ah merda, se sbaglio stanza devo combattere c'è... No! Lui rompe il cazzo! Lui rompe il cazzo! Questo nemico rompe il cazzo! Lui rompe le palle! Lui è il nemico che rompe... Ok, non posso sbagliare. Se sbaglio stanza devo combattere gente. Non mi ha tolto tanto. Ok, se sbaglio stanza muore gente. Cioè, se sbaglio stanza devo combattere gente. Ok, allora non è la stanza 12. Dove sarà l'uccello della felicità? Allora, non è la stanza 12. Meg? Non c'era Diana prima? Se usassi la testa a quest'ora l'avresti già trovato. Allora, aspetta, mi sa che c'entrano gli uccellini disegnati sui muri, aspetta. Qua non si potrà mai andare, vero? No. Allora, non credo di poter utilizzare Brown. Non credo di poter utilizzare Brown. E se sbaglio devo combattere gente. Arancione 55. Quale sarà la 55? Questa stanza ora si può entrare? Non è numerata, quindi... Scale? Dove cazzo sto andando? Aspetta, aspetta, questi però è vita. Questa è vita ed è importante. Bello, la musica non si ferma, grazie. Allora, questa ce la possiamo anche togliere, perché tanto non ci servirà a nulla. O forse mi sono liberato nel momento peggiore. Pasticcino è... Sì, è diverso dalla sortina. Te chi eri? Te non eri... Eleanor, come cacchio ti chiamavi te? Non era Olivia. Perché l'uccellino non è volato da me? Perché devi essere tu? Stammi lontana, ti ho detto di starmi lontana. Ok, quindi lei fischietta nella speranza di far venire l'uccellino? Oh no, so dove stiamo andando. Oh no, sarà una rottura di coglioni. Sarà una rottura di coglioni allucinante. So dove stiamo andando. Andava nel nulla! Non c'erano scale! Scale centrale. Ah! No, via dal cazzo! Questo pezzo era bruttissimo. Cerchiamo di restare in basso per ora. Allora, dov'era la stanza 55? Le stanze sono numerate sulla mappa? Perché se sì, potrebbe servire. Se le stanze sulla mappa sono numerate, potrebbe essere utile. Allora, fammi vedere. Quadrato. Non sono numerate. Cazzo. Uh, 55, 45. 21.
21. Lo sento. 26. Dimmi che è qua. No, 27 no. Però l'ho sentito. È qui dentro, sì? 26. Sì. Oddio, madonna. Allora, questa è la scatola bastarda. L'etichetta sulla scatola dice terra. Terra. Allora, aspetta. Una volta che ne recupero uno, però recupero anche tutti gli altri, quindi abbandona. Fammi prendere questo affare. Nota reame. Paese degli uccelli, popolazione 834. Terra. Allora aspetta, terra. 834 perché forse intende la terra degli uccelli. No, aspetta. Fammi vedere. Anche se dubito, ma... No, non va bene. Ha funzionato invece, oh mio Dio. Che culo. Pensavo che fosse sbagliatissima. Ok. Dieta rotta. Tabella dietetica del sindaco della città degli uccelli. È stata in parte strappata. Ok, allora sicuramente la posso far cercare a Brown. Brown, guidami. Ah. Ti prego non portarmi sulle scale. Ti prego non mi portare sulle scale. Mi deprimo se devo andare alle scale, no. Perché vuol dire che devo combattere quelli alti. E quelli alti rompono veramente tantissimo le palle. Qui dentro? Brown? Oh mio Dio, ti prego, inventario pieno, mio Dio. Posso abbandonare direttamente... Oddio, sai cosa? Abbandoniamo il lecca-lecca, tanto abbiamo già un fracco di vita, quindi... Tabella dieta. Ok, peso di questa mattina 124 kg. Ok, quindi la combinazione è 124. I simboli lì non ho idea di che cacchio vogliano dire, ma va bene. A meno non siano semplicemente simboli a caso, ma... Di qua. Nella 26. Allora, 134. Ah, l'etichetta dice villaggio. Sempre che... Non sono sicuro sia corretto, ma... No! Villaggio. Villaggio non va bene. Mi fai vedere... Scusami. 124. Sono scemo io. 124. 1. 2. Ok, ora andrà bene. Ecco, vedi? Allora, aspetta. Liberiamoci un attimo di questo. Gianni per cercare di raccogliere. Pezzo nota. Papà e mamma sono... Il resto è stato strappato. Allora, Brown...
due aggetti addirittura. Brown, sai cosa devi fare? Madonna, povero Brown, lo sto schiavizzando così tanto a cercare gli oggetti. Allora, Brown, guidami. Sei il mio unico bagliore di speranza in tutto questo macello. Eleanor, ciao. Ciao, Eleanor. Dove sarà andato l'uccello rosso? È bello vedere come Brown si congela, letteralmente. No, non andare per le scale, no. No, ti prego, io... Diana, che cosa succede ai pixel sulla tua faccia? 15. Dimmi non devo combattere nessuno, per favore. Ok, non devo combattere nessuno, grazie. Forse appariva gente solo prima. Note rotte. Mamma. Papà, più mamma più figlia uguale il resto è strappato. Oh, sono gli uccellini colorati. Devo fare le somme degli uccellini colorati. Ok, aspetta. Trova. Non andare su, ti prego. Non portarmi su per le scale, Brown, per favore. Se devo salire per le scale è un macello. Perché sono veramente in tanti e non posso permettermi di combattere quelli alti. Quelli alti sono veramente troppo stronzi. Diana, ciao. Sì, c'è gente che appare e scompare a caso, va bene. Brown, ti prego, non portarmi per le scale. Non voglio... No, 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 no. Oh, cazzo, no. No, per le scale, no. È la fine. È la fine. Per me è la morte... Questa per me è la morte civile. Questa è benzina, io mi do fuoco. Come cacchio si chiamava questa figliolina? Come si chiamava lei? Quella che sta fischiando ora. Vi giuro, ho un vuoto assurdo. Non me lo ricordo. Perché mi ricordavo di Eleanor, ma non mi ricordavo per niente di te. Ok. Brown, vai, aiutami. Ok. Ora un macello. Brown? Che culo! No, no! Oh mio Dio, grazie! Merda, no, spero non stia venendo qua, ma... Ok, arancione, verde e giallo. Ok, aspetta, lui è morto? Jennifer, dove vai? Non fare un cazzo. Ok, sono un po' ferito, ma possiamo comunque farcela. Allora, è quello veramente alto, quello stronzo. Quello stronzo davvero è quello alto. Allora, aspetta, siamo un attimo inchiavardati, ma possiamo uscirne. Ne possiamo uscire... Oh no, sono in due però. Ok, aspetta, aspetta. Bram, vieni qua, per favore. Ok, aspetta, aspetta. Ora, Brown. Di qua, guarda se li riesci a spaventare. Tu non tocchi Brown, chiaro? Brown, vieni, vieni. Ci leviamo dal cazzo, Brown. Madonna, madonna. Non
so quanta vita abbia Brown, spero sia messo comunque bene. Brown sembra messo comunque bene, non sembra che sia messo di merda. Comunque mica stare sulla sedia davanti al corrimano non è molto sicuro. Volevo assicurarmi che Brown camminasse per bene, ma... Brown? Volevo assicurarmi che camminassi senza una zampa alzata. Va bene, si è buggato. Jennifer, per favore! Di qua. Allora, arancione, verde e giallo. Arancione, verde e giallo. Allora. Verde. Allora. 45. Più... Dio, Dio, Dio. 45 più 45 più 55 5 5 10 4 e 5 9 più 1 che portavo 100. Dimmi e so contare. 100. Dimmi e so contare. 100. 112. Dio santo! Ilianor, porca puttana! 112. No, ho sbagliato stanza, vero? Ho sbagliato stanza. No! Dio santo, no. Cerchiamo di ricordarci 112. Brown. Ok, non siamo messi malaccio. Non siamo messi malaccio. 112. Dimmi che so contare ed è 112, per favore. È che pensavo di essere già nella stanza giusta. 112. È dal lato totalmente opposto alla stanza nostra. E cerchiamo noi. 112, 112, 112. Questa era che ne cercavo io. Avevo capito che ho sbagliato stanza appena avevo visto che il numero non tornava. 112. Allora. No. Dimmi che so contare, per favore. Oh mio Dio, so contare, grazie. No, ora prende la paura anche per quello, ragazzi, credetemi. Allora, finché non siamo messi malaccio di vita, non serve neanche troppo che ci curiamo. Articolo. 1 luglio 1930. Uomo prende in prestito 60 stelline dal conto in banca di 365 della moglie. Ok. Aspetta, aspetta. Volete vedere che non mi serve andare a controllare? Aspetta. Guarda. Aspettate. 60 365 meno 60 305. Ma avevamo trovato l'altro articolo che diceva che ne aveva prese altre 30. Quindi 275 275 275. Fammi vedere. No, no. 275, fammi vedere. Genio. Il genio assoluto. Allora, distiamoci anche di questo, di articolo. Solo. Abbiamo finito il capitolo? Abbiamo finito il capitolo? Wow! Sono i vestiti di Eleanor. Sono i vestiti di Eleanor. No, c'è l'uccellino dentro, morto. L'abbiamo trovato. Però è morto. It wasn't me, honest.
Siamo nell'orfanotrofio o sbaglio? Sbaglio, siamo nell'orfanotrofio. Sì? Siamo nell'orfanotrofio. Che cazzo era quella? Era Meg? No, non poteva essere Meg, perché Meg era già giù. Così, provo. Fium. Beh, la reazione che volevate voi è stata diversa da quel che vi aspettavate. Vi aspettavate che Eleanor si incazzasse o si disperasse, invece no. Voi che cazzo volete? Avete preso per il culo tutto il tempo. Vado di carico settore 8, va bene. Mancava una pagina, però, al libro. Mancava però una pagina. Bellino Brown che si scuote, bellino. E riparte la musica, va bene. Abbiamo un po' di oggettini, eh. Sotto il vestito c'è un pezzo di carta. Morale, la felicità eterna. Felicità eterna. L'uccello della felicità. Un giorno una ragazza trovò una grossa scatola. Dentro c'era l'uccello della felicità. L'uccello l'avrebbe portata al paese della felicità, o almeno così lei sperava, ma dentro ogni scatola ne trovava una più piccola. Alla fine, in un'angusta scatola buia, trovò il suo piccolo uccellino. Ma era troppo piccolo e troppo tardi. L'uccello era morto da molto, molto tempo. Aveva incontrato un sanguinario destino. Fine. Morale. L'infinita felicità non esiste. La ragazza sfortunata ricordò la promessa che aveva fatto al suo caro amico e la scrisse sulla lavagna, così da non dimenticarla mai più. Eterno. Non è campata in aria, ragazzi. Se ci avete fatto caso... Sì, salve dati gioco. Se ci avete fatto caso, il Cavaliere del Secchio fino ad ora ha sempre avuto una lavagnetta alla base. Non è sbucata fuori dal niente. E siamo a ottobre. Buongiorno Jennifer, ti ricordi qualcosa di nuovo? Vedo che hai ricordato qualcosa. Ma non è ancora abbastanza, sei proprio una ragazza stupida. Presto, presto Jennifer, leggi la storia. Interessante comunque vedere come principe e principessa non sono mai presenti assieme. Nel senso che sulla sedia al posto della principessa abbiamo sempre visto una bambolina o qualcosa di simile. Sulla sedia di destra, mentre sulla sedia di sinistra il principe l'abbiamo sempre visto da solo. Le caprette.
Le sorelle caprette. La sorellina scrisse una lettera. Beh, beh. La sorellona se la mangiò. Beh, beh. La sorellina studiò sui suoi quaderni. Beh, beh. La sorellona glieli fece a brandelli. Beh, beh. La sorellina voleva leggere la sua lettera alla sorellona, quindi andò a prenderla fin dentro la pancia. Ma con la sorellona morta in una pozza di sangue ambrato, chi la sorellina a chi avrebbe letto la lettera? Beh, beh. Vano di carico settore 8. Vuoi salvare i dati di gioco? Sì, va bene. Ottobre. Sovrascrivi. Settembre, ora siamo a settembre. Settembre 1930, le sorelle caprette. Dove cacchio siamo? È un posto nuovo. Quando la ragazza sfortunata chiuse il libro di fiabe, la principessa dall'aria saggia era nella stanza. La principessa disse gentilmente. Non è nemmeno qui. Se qualcuno riuscisse a trovarla. Deve essere qualcosa di molto importante per te. Meglio che tu vada a cercarla subito. Matita di Meg. Matita di Meg. Sulla matita c'è scritto Meg. Ok, quindi alla fin fine veniva presentata Meg, perfetto. L'uccellino ce ne possiamo disfare al momento. Si abbandona. C'è uno strano sacco. Dentro c'è qualcosa che fruscia. Però anche qui c'è roba, vorrei vedere. Leccale. Oh, il leccalecca è importante. Io direi. Dove sta? Qua. Abbandona. Sì. Oddio, Meg, cosa fai? Come preparare l'acqua repellente? Qui niente. Lo so che c'è il cestino, ma. Sul muro è affisso il progetto di una qualche macchina. Non voglio ancora uscire, comunque. Sedia, ok. Notare che ora sulla lavagnetta c'è scritta roba. Comunque io adesso salverei. Povera difesa sfortunata ragazza piena di sfiga, raccontami la tua storia. Chiedo un consiglio già che ci siamo, ce lo teniamo subito. Se la memoria non mi inganna, hai incontrato una saggia principessa, una fonte di dei. Sta cercando ciò che cerchi anche tu. Io so di cosa si tratta, ma tu l'hai dimenticato. Ricorda la promessa dimenticata, è questo il tuo unico indizio. E intanto salviamo. Salviamo e fermiamoci qui perché anche da parecchio che stiamo registrando. Da quanto? Da 2 ore e 17! Oh mio Dio! Settembre. Sovrascrivi. Perfetto. E io direi. Ok, si è fermata la musica, a posto. Io direi che a questo punto. Ci potremmo anche fermare. Direi che possiamo anche fermarci. Per voi saranno sempre state due parti, però ci possiamo fermare. Quindi qui è Ben e ci vediamo nella prossima parte di Rule of Rose con una storia che sta diventando sempre più interessante. Bella.